Piango nel vedere la nostra bella città trascinata così in basso da questi cani assassini. Sono scosso dalla rabbia sapendo che sono ancora in libertà. Collaboriamo con la milizia e scacciamo questi assassini. Facciamogliela pagare! Non fatevi ingannare da storie di onore, false nozioni di giustizia e voci di vendette sacrosante. Questi pazzi assassini non sono altro che pazzi assassini! Chiunque siano questi folli assassini, essi lacerano la pace della città e al loro passaggio non lasciano che miseria. Che non si dica che la sublime Costantinie sia rimasta a guardare abbandonando i propri fieri cittadini nell'ora del bisogno. Dobbiamo scovare e neutralizzare la minaccia degli assassini. Non fatevi ingannare da storie di onore, false nozioni di giustizia e voci di vendette sacrosante. Questi pazzi assassini non sono altro che pazzi assassini! Che non si dica che la sublime Costantinie sia rimasta a guardare abbandonando i propri fieri cittadini nell'ora del bisogno. Dobbiamo scovare e neutralizzare la minaccia degli assassini! Sono desolato, non mi fate male. Basta un po' di rispetto per mantenere. Certo, e ora vi aspetterete anche un elogio per questi modi. Oymalarda savaş sahneleri var ama zarif ve sade. Sonuncusu, ardından eve gidebiliriz. Mermer aynı şey altında parlıyor. Yıldızlı bir gece gibi. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Oymalarda savaş sahneleri var. Ama zarif ve sade. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Oymalarda savaş sahneleri var. Ama zarif ve sade. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Mermer ay ışığı altında parlıyor. Yıldızlı bir gece gibi. Oymalarda savaş sahneleri var. Ama zarif ve sade. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Mermer ay ışığı altında parlıyor. Yıldızlı bir gece gibi. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Bu iş için ikiye şey ihtiyacım var. Siz ikiniz gelin buraya. Oymalarda savaş sahneleri var. Ama zarif ve sade. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Mermer ay ışığı altında parlıyor. Yıldızlı bir gece. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Mermer ay ışığı altında parlıyor.
Oymalarda savaş sahneleri var ama zarif o sahne. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Mermer ay ışığı altında parlıyor. Yıldızlı bir gece gibi. Hem zarif hem güçlü. Tıpkı güzel bir kadın gibi. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Oymalarda savaş sahneleri var. Ama zarif ve sade. Çok güzel bir bina bu. Mimar işini biliyormuş. Templari sono invincibili! Ha spezzato il guinzaglio! Buongiorno, Meraba. Entrate, prego. Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Buonasera, signori. Scusatemi se ero mutato per questi 10 minuti, ma stavo parlando al telefono. Quindi buonasera a tutti. Allora, iniziamo. Allora, un volto familiare. La vecchia stazione commerciale dei Polo potrebbe contenere qualche indizio per trovare le chiavi di Masyaf. Ispeziona l'area per scoprirne i segreti. Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Un attimo tutti. Che mi muto per soffiare il naso. Con i miei genitori quando ero fanciulla. La guerra ci ha allontanato. Ma ho sempre saputo che sarei tornata. Ah, premi l'occhio dell'aquila. Stonks. Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio, chi ce l'ha messa? Incredibile. Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete, messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Subito Ezio a fare carte con Sofia Sartor. Ma non è pedofilia, perché se mi sbaglio Sofia ne ha 20 anni, cioè. Poi vabbè.
hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città questa. Lo so, è quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti. La porta segreta nella bottega di Sofia. Quando la porta segreta di Sofia è necessaria, la prima temporale giù della cisterna. Fai attenzione, non farti individuare. Ah, shit. Mo, iniziamo bene. Cisterna di Yerebaton. Yerebaton, ma io volevo salire, mo. Come si sale? Boh. Ricominciamo il ricordo, va? Sì, perché non so come si sale e non voglio cercare di capire come si sale. Allora, oppla, oppla, tun 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 tun, oppla. Senti, oppla, non penso che dovremmo andare da qua. E infatti abbiamo sbagliato. Mannaggia, oh! Riuscissi ad arrampicarmi in una maniera decente. Meno male che qua non ci sono templari. Se no mi avrebbero già fatto il culo. A posto. Scusa. Calma. Ah, era da qui allora. È interessante. Opla. Ok, siamo arrivati al secondo punto. Ora qua, attenzione a quello che... Oh, qua ci sono i soldi. Ah no, sale di pietra. Frammenti metallici. Metallici. Qua si possono fabbricare bombe. Sì, la cosa nuova di Assassin's Creed Revelation è che puoi fabbricare bombe. Abbiamo bomba letale, a cui aggiungerei, poi borsa tattica, bomba diversiva abbiamo. Io metterei cavo di innesco con la povera inglese, no, per...
Eccolo, qui ci sono i templari, ma io non ho giustamente la pistola. E guardate le porte, e non ho soldi per la balestra ancora, quindi. Cazzo. Stamina merda. Stamina merda proprio. Allora. Ah, per mo' abbiamo avvelenato uno, però sta andando a merda, serio, frate. E mo? E dimmi tu, che fai quando sei senza me, che fai quando da mangiare. Ti prego, muori. Veleno, pugnali da lancio, involucro da impatto, polvere pirica, involucro da impatto. Ma io c'ho i pugnali. Cazzo, me ne ero dimenticato. Vabbè, per il momento questi li ho avvelenati. Da che parte? Dannazione! Oh, Panzer, senti, ma tu hai da fare oggi? Comunque aspetta che ti faccio lo shout. Oggi sto senza Simocci perché sta pieno di impegni pure lui. So. Ok. Tengo la cornello, stanza scassa Semcos. Dipende da cosa, medalone. Vabbè no. Devo scegliere. Senti, io stavo cercando un quarto mod, ma non so chi mettere, perché comunque boh, devo vedere. Come sentite, per mio padre sta raffreddato, cioè stiamo messi proprio bene tutti quanti in famiglia. Devo cercare un mod, ma non so chi mette. C'è uno che proprio non ha più. No, no, c'è niente da. Ok, un attimo. Ok. Va bene, aspetto. E rimodo. Che fai quando sta senza me? Che fai quando da mangiare? Ma quelli come li ammazziamo, ma? Aspetta, io avevo una bomba schegge.
Ecco, ma lo devo buttare se riesco. Aspetta. Ah, è la sincronizzazione totale, non fatti niente. Beh, raga, io ci ho provato. Ah, ma è la sincronizzazione totale, non la missione. Ma vaffanculo a sto punto. E pensa che era proprio la missione non farti individuare. E invece Arimma tu che fai quando stai senza me. Tu tu. Allora, continua a esplorare. Uè, Jesus. Tac. Ah, ma bastava che facevo così, senza che facessi sto casino. Stonks. Mose. Assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio. Pietros, uccidi il capitano templare e recupera la cava della porta. Prossima porta. È rimato che fa quando stai senza me, che fa quando te mancari. Oh. Madonna mia. Fichissimo. Sì. Questo l'ho freddato. Tadan. Stonks, 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 stonks. Là devo buttare un'altra bomba. Però stavolta la devo buttare bene, perché questi si smai ammazza le persone. Sì, sì, aspetta. No. No. Sì. Mannaggia. Dicevo, se non hai... Acciuffate quel bastardo! Se non hai live da fare oggi... Mi aiutavi. Ma datemi qualche soldo. Poi immagino che tu debba fare un botto, no? Cioè altre live stasera, quindi. Fosforo. Questo si fa così. Ma immagino che tu debba festeggiare, cioè debba uscire per festeggiare. Ma to! No, festeggio a casa stasera, non esco. No, ma verso che ora festeggi, diciamo? Ho perso metà vita. Ora di cena, nel senso le nuve, giusto? Le 20, se, senti, se vuoi stare qua fino alle 8,
Tanto penso che per le 8 Simone arriva. C'è qualcuno qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Ho sbagliato. Allora, vediamo chi è il capitano. Chi è il capitano? Eccolo. Io dovrei avere un'altra. Senti, ma vediamo, ce la faccio. Sì, più tardi, tipo verso le 11:30 farò Le Noir. Los Angeles Noir. Se tutto va bene, ovviamente. No. Sì, mi devi dire. Non è. Non me lo dà più. Vaffanculo. Oh shit. Potrebbe essere il nostro uomo. Fra. Ma non mi hanno sgamato. Stonks. È Stonks la cosa che non mi abbiano sgamato. Vabbè, ormai si sa, c'è Ezio, one number one. I segreti. No. Qua no. E noi tre gli occhi aperti. Dov'è? È là. Mi sei individuato. Apri la porta segreta. Recupera la chiave di Masyaf. La prima chiave l'abbiamo presa. Ma che cazzo? 3 euro di voce a spus. I vari aghi. Perché sta cosa? Eccola Sofia. Salve Ezio. Eccovi finalmente. Sofia Sartor, per chi non voglio fare spoiler.
praticamente sarà una persona molto importante nella vita di Ezio. Cosa che potrebbe interessarvi? Mio Dio, che meraviglia! E questa è la mia bottega. Osservate i margini. Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Devo farti la morte per sempre, vai Tito. Sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Dipende, boh, volevo. Uomini che non vedono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento. La mia idea sarebbe tipo trovare un mod, sai, tipo uno spettatore a caso che stia in live assai. Però boh, non lo so, cioè non so chi fare moderatore. Cioè, salute. Miri mi ha detto che potevo trovarti qui. Hai trovato quello che stavi cercando? Che alla fine sì, credo di sì. Questa è una delle 5 chiavi di Altair, uno strano manufatto. Non ho mai visto niente di simile. Dovresti tenerla al sicuro. Nella nostra base, sì, lo farò. Che cosa ti porta qui? Oggi mi sto coordinando con i nostri alleati. I ladri del bazar, i mercenari vicino all'arsenale e le Atingane nel distretto di Costantino. Giornata impegnativa, Yusuf. Lascia che ci parli io con le Atingane. Ho avuto qualche contatto con loro in passato. Questo mi leverebbe un po'. Vai di fretta, puoi spostarti attraverso le nostre gallerie. L'aria là sotto è un tantino stantia, ma i ratti non sono più grossi di cani. Divertiti. Grazie. Vabbè, dai, io ti metto, eh. Quindi io ti metto, perché alla fine boh, sei uno che bravo. Però quindi però il problema è che tu fra 40 minuti dovrebbe festeggiare e ci sto, dai. No, che cosa banna? Oh, madò, stavo sbagliando. A posto. Quindi nel caso il pomeriggio di nulla. Nel caso il pomeriggio tu pomeriggio streami, è vero. Nel caso che ne so mancheranno Simocci, Lomus, eccetera, boom, chiamerò. Caso mancheranno Simocci tu ci sarai. Devo fare un gruppo con i mod. Mi dice tomba segreta sbloccata, prigione di Vlad l'impalatore. Però aspetta, su Assassin's Creed Revelation, sì, io mi ricordavo delle ubicazioni. L'unica cosa è spero che non ci troviamo in live allo stesso momento. Quello è il fatto. Il fattaccio. Vabbè, ultimamente stavo streamando sempre la sera, però boh.
Allora, Assassin's Creed Revelations. Armor of Ishak Pasha. What's up guys, Video Game Guru here with the Assassin's Creed Revelations guide. This is for 4,000 words or all memoir pages to find the Ishak Pasha armor box. Questo dovrebbe essere la torre di Galata. Sì, ma mai non sbatti, perché la moderazione è visibile solo a me? È perché tu sei mod. Devo andare a comprare le munizioni. Vabbè, mo non ho soldi per sbloccare negozi. No, in chat dice che è visibile solo a me. Aspetta. Prova a scrivere. Sì, ma così non arriveremo mai. Forza in. No, a me esce la spada. Cioè, a me esce la tua spada. Ah, ma qua ci sono le atingane. Sa. Frate, ma sto pond. Andiamo qua e andiamo a fare la cosa di Altair, se no. Per la tingana ci vorrà tempo. Per la c'è la base delle Atingane. Ah, oh, le Atingane chi sono? Le Atingane sono le cortigiane versione turca. È lavato da Nanzo Prepoz. Ma qua pagano solo 100. C'è una cosa buona di Revelations che non sprechi 500 euro per pagare un banditore che vuoi corrompere. Quello che hai appena visto sarebbe il Gran Bazar, cioè sarebbe un mercato famoso di tutta la Turchia. Faticami, Arcadio, Galata. Ah, Stan. Quindi se io voglio andare. A bottega di bottega di Sofia. Ah, scusa, Porto 6, Gran Bazar. Il Prodromo. Santa Sofia. Arsenale. Gulkami. Bayezid Kami, Moschea di Galata, Kovo, Galata, Arcadia. Sta, attenzione. Che culo, almeno qua abbiamo tutte le gallerie sbloccate. Ma nel senso in Creed Brotherhood dovevo sbloccarle tutte io le gallerie. Sì, ho letto, Seth ha detto quella che è disponibile solo la sera a giocare a Formula 1.
Voglio vedere quanto si mi ha donato. Col joystick nuovo, dai, sto facendo delle gare belle con gli amici forti, quindi ci sta. New follower, Zufi Boy. Grazie per il follow, benvenuto nel canale del Metallico, nella famiglia Metallica. L'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Spero che ti piaccia Assassin's Creed e spero che ti piaccia la saga di Ezio. Nel dubbio io mi presento, Zufi Boy, io sono Giuseppe, ho 23 anni, provincia di Bari, streamo da circa un anno e... Sì, un anno e un mese, diciamo. Un anno e un mese quasi. E niente. Sì, mi piace Assassin's Creed. Piacere qua. Piacere tutto mio, Zufi Boy. È sempre bello avere gente nuova sul canale. Fa sempre piacere avere gente a cui piace Assassin's Creed. Come ti chiami? Oh, Maniax Live! Panzer, visto che sei mod, era un bravo uomo, morto così come è vissuto. Visto che sei mod, puoi fare uno shout a Maniax. Il nemico ha occupato il castello. Te la caverai. E al Molin, dove si trova? Era all'interno. Infatti io sto finendo Assassin's Creed 3, ma volevo. Altair, lascia perdere, dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Dovresti, guarda, secondo me dovresti prima iniziare Revelation e 3, perché comunque Revelation collega al 3 poi. Poi oddio, come vuoi, io, per esempio io li giocherò sparsi dopo Ezio, perché non ho soldi per dare le Mastered del 3. Quindi penso che ripiegherò su Black Flag e Rogue, e poi se qualcuno me lo presta, Assassin's Creed 3 è buono. Oh, figlio di... Ah, vieni, oh, vieni, vieni. Oh. Senti, mio preferito, se posso essere sincero, è Assassin's Creed 2. Perché Assassin's Creed 2 è, diciamo che è la nascita di, del leggendario mentore degli assassini Ezio Auditore. Ma perché anche è una storia bellissima, diciamo che parti da Firenze, poi ti sposti verso Venezia, poi ritorni verso la Romagna, eccetera. Brod, al secondo posto metterei Brotherhood, cioè al secondo posto metterei Brotherhood, perché alla fine Brotherhood è proprio Ezio che ormai, diciamo, si è evoluto e diventa a tutti gli effetti il mentore degli assassini, cioè il capo degli assassini. Revelation mi piace perché comunque dà un senso di storia, cioè dalla ti spiega la fine della storia, come Ezio comunque, cioè è bello. Però se devo dirti il mio preferito è Assassin's Creed 2. Il Plus, sì, senti, ho i miei trucchetti per avere il Plus, quindi stai tranquillo. Senti, Zufi, non so se hai Telegram, no? Però, nel caso, io ti spammo i miei social. Io sono Telegram. Instagram
YouTube. Allora, su Telegram praticamente ho una community che si chiama la community del Chiringuito, che sarebbe dove ci sono tutte le persone che mi seguono, non, cioè non tutte 300 per dire, quelle persone diciamo che ti posso dire, persone fidate, dove si parla sia di calcio, sia di cibo, di giochi, sport, cioè tutto, si parla di tutto, ci si prende in giro, cioè in giro nel senso in modo scherzevole, no? In modo scherzoso. E niente, e ci si conosce di più, cioè si crea più che altro una famiglia, non più che una community. Su Instagram diciamo che posto le quando inizio la live, foto, robe. E su YouTube riposto le live che finisco su Twitch, nel caso tu, che ne so, ti perdi una live e voglia di recuperarti un VOD, io le posto su YouTube. Ok, ora mi iscrivo a tutti i social. Grande Zufi, ti aspettiamo. Chissà, in futuro il mio obiettivo è portare tutti gli Assassin's Creed. Ah, non lo sapevo, Maniax. Guarda, se mi spammi il link in privato sul mio, cioè in privato, beh, io entro volentieri, lo sai. Ieri sono entrato per poco, ti ho visto che stavi sclerando su Mission Impossible. Perché poi sono passato da un amico, Ernst, a vedere Los Angeles Noir. E raga, vi giuro che con Ernst mi sono pisciato sotto a vedere come guidava. È stato bellissimo. Però l'ha giocato veramente bene. Infatti stasera Maniax porterò Los Angeles Noir, perché voglio continuarlo. Invece domani pomeriggio ci deve essere. Domani pomeriggio ovviamente porto. Lo so, tu stasera streami, vero? No. Oggi patata. Ah, ho capito. Esci con la tua ragazza, giusto? Porcellone. Porcellone. A fare le cose zozze con la tua ragazza. Senti, ma tu non la conosci? Sì, non la conosco da prima che io iniziassi a streamare. Infatti con lui ho 11 mesi di sub. Cioè 10, appena faccio. Sì, o 11 o 10, non mi ricordo bene. È veramente uno dei pochi che ho una confidenza bellissima su Twitch. Un altro passo e il tuo mentore morrà. Sabato alle 16 ci sei per Formula 1? Senti, no, sì, dalle 16 sì. Intendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Visto che fa anche lui Retro Game, non è che puoi dire se mi aiuta con il mio canale. Chi è? Aspetta, da vedere chi è la porta. Scusate, ho aperto la porta a mia nipote che è venuto a casa. Allora, dicevo, allora Nicola sta in vacanza.
Vabbè, poi mi spieghi. Sto dicendo, Nicola è in vacanza in Romania, cioè sarebbe Rosberg Ventura. Mentre Saetta, vabbè, siamo io, tu, Saetta. Mi sono a trovare un altro. Vabbè, Fire, siamo 4. Ma vediamo se c'è altra gente che si vuole unire. Tra i miei amici. Qua mi ricordo che dobbiamo fare la stealth, vero? Sì, lo so. Mi sono appena scritto subito grande. Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Cazzo. Hai insegnato molte cose al Walim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Aspetta. O ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più. Ciao Elusive, come stai? Senti, ne posso parlare? Anzi, il tuo tempo sta per finire, Beck. Se, c'è proprio, non so se tu conosci Keno Bisboch. Keno Bisboch ha aperto i templari conoscono la verità. Grande Zufi, quindi ti manca solo Telegram. Fili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Ah, muori così praticamente. Ma perfetto. Dicevo, lui ha aperto una community che si chiama Azione Cattolica, dove trattano retro game, eccetera, eccetera. Senti, sul loro Discord, no? Senti, sul Discord c'è il modo di partecipazione, sai, per fare robe, eccetera. Quindi nel caso ho pensato che tu, che tratti retro game, saresti perfetto per quella community. E lì ci sono Nolan, Yukali, Keno Bisboch, Emulare, eccetera, eccetera. Tutti questi qua che trattano retro game. Quindi potresti fare richiesta e vedere se entrare in questa community. Perché sarebbe un aiuto più concreto. Scusami, come posso fare che... Senti, devi andare sul loro Discord. Ah, eccolo, join chat. Unisciti al gruppo. Ma c'è pure queste chiavi. Questi antichi sigilli. Ah. Ma che cos'è che cerca di Asker la conosco. Ah, magari contatto. Cosa vuole che sappia? Eh sì. Il futuro. C'è una streamer che conosco qui dentro di Bari. Asker. Bella community, veramente. Adesso in live Nolan. Sì, ma cioè in live non è un po' difficile che riesca a rispondere subito, conoscendo Nolan. Quindi Maniacs, io sono convinto che tu per questa community andresti proprio
al bacio. Perché giochi, comunque porti giochi interessanti, eh. Hai portato Mission Impossible, hai portato tanti Pepsi Man. Cioè, raga, io quando Maniax ha portato Pepsi Man, io l'ho adorato tantissimo, eh. E sicuramente lo adorerebbe anche Yukali, che lei è la regina della Pepsi. Allora, dobbiamo andare all'Arcadio. Cioè, raga, Maniax è veramente... Madonna, Maniax, ma te Maniax, sai che puoi portare? È presente il gioco del dell'Ispettore Gadget su PlayStation 1? Madonna, ti prego, se lo porti, io ti giuro che dovesse rimanermi 5 euro sulla PostePay, io mi sabbo. Giuro su Dio che mi sabbo. E lo faccio. Come feci con Isid. Oh, pezzo di... La porta, ci ho pensato qualche lembra che fa... Oh shit. Io voglio portare anch'io retro gaming, ma devo farmi il computer buono. La crisi di Dino, io l'ho vista pure da Isid. E appena mi faccio il computer nuovo porto il mio retro gaming. Cioè, retro gaming nel senso come l'ho vissuto io, nel senso Metal Gear Solid, Apocalypse, Ispettore Gadget, Pippo Giochi Pazzi, Bugs Bunny, Dragon Ball. Sì, Zufi, un attimo. Anzi, se puoi, fai punto esclamativo Telegram, come ho fatto io prima. Così. Ecco. Pippo Giochi Pazzi, che altro? Dragon Ball Budokai Tenkaichi, GTA Vice City, GTA... Vabbè, San Andreas lo devo... San Andreas devo portarlo di nuovo, è vero. Che altro? The Bouncer. Tanti altri giochi bellissimi che ho giocato su PlayStation 2. Sì, The Bouncer è bellissimo. Cioè, io mi sono spaccato... Il mio preferito era... secondo me quello mainstream da prendere era Volt Kruger. Però anche Cole era GG. Sì, ti ho scritto su Telegram. Devo andare ora. Grande Maniax, senti, nel caso poi avvisa. Vabbè, tanto tu hai Twitch Monitor sul mio gruppo, ci sta alla fine. Ho scritto su Telegram. Eccolo. Aspetta che ti mando il link. Vediamo, te lo fa. Ciringhito, aggiungi, invia, copia. Eccolo. Ti ho mandato il link. Però qua mi serve. Solo ad andarmi a accompagnare. Dove te sono? Grande Zufi. Benvenuto nella famiglia metallica. Dei metallici. Raga, il motivo per cui sto facendo questa tomba è perché mi serve per la missione. Vai, spara, spara. È che non ho le pistole, raga, quelli come li atterro. Puttana. Ehi, vabbè, tua sorella.
spada. Oh, si mocci. Si mocci. Cioè, si mocci, signori. Si mocci, abbiamo un nuovo componente della famiglia metallica, Zuffy Boy. Un altro stimatore di questa saga. Beh, dammi il veleno, almeno li avveleno tutti e due. Proiettili, proiettili, a posto, easy. Raga, easy. Allora, ma il problema è allora. Sì. Questi come le ammazziamo? Questi come le ammazziamo? La vedo un po' dura, raga. Vabbè, raga. Mi aspetto giù, dai. Oh, avete... Eh sì, essendo che comunque mi serviva uno che è stato sul mio canale, uno che comunque di cui mi fido, Panzer, ragazzi, è il quarto mod. Alessi invece è, diciamo che è il mod di Kingdom Hearts, perché comunque lui conosce gli spoiler, sa la storia, l'ho fatto mod. Andiamo ad arrampichiamoci. Senti, ufficialmente no. No, scherzo. Vabbè, dai, ci sta alla fine comunque. The Getaway, il padrino Scarface, la madonna. Allora, essere ladri e interisti di brutta razza. Vabbè, Questo giovane si sente di essere un assassino. Mostra le tue abilità battendolo in una corsa. Bene, potrei avere qualche istante. Va bene, via. Te l'ho detto che ero bravo. Ma mi siete seduto di vergogna. Oh. Vabbè, buonanotte. Finché Ezio va là sopra, quello ha già vinto. E ho detto che ero bravo. Non deve starci
Ma cara... Oh, Saetta, buonasera, fate uno shout a Saetta. E anche uno shout a Panzer, già che stiamo, signori, perché comunque Panzer è uno streamer, mi raccomando. Lidananzo, prepozio, guaglio. Oh, wow. C'è una corsa o qualcosa del genere? Vai, corri. Non dirmi che l'ho mancato, che mi incazzo, eh. Sì, vabbè, raga, ma come? È finita. E vabbè, buonanotte. Ma Ezio più diventa vecchio, più diventa ritardato. Che nervoso, oh, madonna santissima. Io li odio sti comandi di... Veramente. Ah, i comandi di Revelations sono un po' troppo... Vabbè, dai. Beh, cos'è andando Revelations? Bene, a parte che ho perso la gara perché ho mancato un... E vabbè, te lo do che ero bravo. Ezio, vabbè, sì, si deve arrampicare di qua, perché arrampicarsi dalla 3, vabbè. So capito, va, so come... Mi sa che qua smandoneremo un po' troppo stasera. Ah. Ma perché ti sto reclutando? Cioè, ma... Era così bello? In Assassin's Creed Brotherhood, quando c'era la liberazione di Roma iniziata. E boh, lo reclutavo. No, qua devi fare le missioni, devi fare la gara. Ma vaffanculo. Era così bello fare così, no, eh? Andiamo! O sei più intrigato? No. Prendere in culo. Anche tu hai un talento naturale. Yarman, quello chi è? Ella, vieni a conoscere il mio nuovo mentore. T'avevo detto che era un assassino, amore mio. E tu che ne dubitavi? Merhaba, Feng. Ci stavamo giusto allenando, Ella, e discutevamo di tattiche e cose simili, no? No, discutevamo di quando iniziare il tuo addestramento. All'alba, ogni giorno, Torre di Galata. Intesi? Evet, certo, mentore. Lui, mo, io già operavo, mi dicevi a fare gli addestramenti, vedi? Strunz. Yerman Ragar ora fa parte degli assassini. Mola, pensavo che di prenderla invece una sorpresa un po' nel... Allora, io andrei a fare questo qui, per poi fare questo qui e andare direttamente alla missione. Io non sto comprando niente perché faceva tanto il paracu... Esatto. Ma chi è ammazzato? Il muro è ammazzato?
La liberazione della Turchia è iniziata. Non disperare di fronte all'ingiustizia. Aggiungi la tua voce e la tua forza alla marea della resistenza. Lo farò, perché ho sempre voluto servire una causa superiore. E che mo ha capito la roba di essere assassini? A posto, signori. Abbiamo due assassini nuovi, puliti. Comunque ho capito come si prende l'armatura. Questa mi sa... quella di Ishak Pasha. Però mi scoccia a fare quelle cose. Torno subito, medalone. Va bene, Panzer. Mi raccomando, se non conoscete Panzer, passate da lui, eh. Bravo ragazzo. Allora, Kadir, mi metterei più più armatura. Senti, io a sto punto vi manderei a fare un po' di difesa del Mediterraneo, giusto per... ruba un bacio. Furto di cavalli. Aspetta, vediamo, se ti metto a fare Alessandro, la sparizione, sì. Ma a meno che andiamo avanti con gli assassini, li addestriamo. Però sta avendo troppo... sta avendo troppo... vai qua. Premi le tre. Mi stavo cagando sotto, pensavo che non ci fosse la paio. Però io qualche cosa la inizierei ad aprire, eh. Giusto per avere più soldi in banca. Tipo una banca, se non costa assai. Senti, quanti soldi hai? Allora, se c'è un fabbro qui, andiamo a vedere se c'è un fabbro. Sì. E come vedi, pure il mio pasta freccia. Cioè, in questa famiglia siamo tutti raffreddati. Ci fosse uno sano, eh? Ecco perché mi hanno mischiato. Ma perché? Cioè non l'ho fatto niente. Ma vabbè, mi danno l'allerta templare. No! Beh, vabbè, Ezio non uccideva i passanti. E li uccisi. E vabbè, Saetta mi fa il cheers di altri 12 bits. Grazie, Saetta, sei un grande. Grazie, Saetta. Ma da dove stanno i preti che io devo pagare? Se no, mi attaccano i covi, sti bastardi. Ripara.
Allora, la balestra costa 18. Vabbè, io a sto punto penserei a un po' le armature, tipo antibracci, no, zap. Penserei al ma tu lascia, raga, il martello. Il martello io mi ricordo che era qualcosa di spettacolare in Brotherhood, raga. Sì, vabbè, ma se io no, siete pazzi. Alla prossima, arrivederci. Quel metodo di avere Brits grazie è proprio una miniera d'oro. LOL. Fatemi pagare. Tieni, sì. Niente. Ma io mi ricordo che qua c'erano, cioè io mi ricordo che c'erano i manifesti su tutti gli Assassin's Creed. Qua non ci sono proprio manifesti. Cioè mi dici uno come. Vabbè, dai, andiamo a pagare un'altra volta. Ma è sali. Ho capito che è 55 anni, però. Ok, setta, sabato siamo 4. In caso. Perché Fire ci deve star sapere. Eh sì. A posto. Cioè non ho capito, soltanto perché ho comprato il fabbro mi ha dato. Senti, ti faccio sapere. Madonna, non vi do i soldi. Ah, rinde qua. Gridi quanto vuoi, ma i soldi non li hai. Però mi servirebbe un medico, regà. Perché mi servono le medicine. Se ci sono medici. Possi. Oh, i medici non esistono più qua. Beh. Diceva Saeta, sì sì. Ah, ecco il medico, sta qua il medico. Mi devo comprare, mi dice che le ho finite tutte. Ah, comunque setta, stasera indovina. Buona fortuna per stasera comunque. Perché immagino te ne servirà molta. Stasera, non so, penso dopo la gara. Se non sei stanco. Ah, raga. Comunque, voi non sapete, ma io ho visto Saetta dal vivo. Cioè non dal vivo che siamo usciti insieme, ma l'ho visto. Voi no invece. Nie. Io ho visto Saetta. Ed è un ragazzo veramente bellissimo. Molto bellissimo. Perché mi dà. Sai che ho visto invece? Me fai la battuta, chi? E mo fa sto cazzo. Oh, figlio di una grandissima. Beh dai, mi fa rossire, mi schizzo.
Che poi sai, tutti quanti stanno cercando di sapere chi è il colpevole che ti ha segnalato sul gruppo di Mariana, perché è un'infamata sta cosa, è un'infamata bella e buona. Cioè, non si devono neanche permettere di segnalarti, ma stiamo scherzando. Ah, ma questa è la banca, non è il medico. Il medico dove sta? Ah. Se battute le faccio dai tempi elementari. Non conosci i miei amici, Simocci. Non conosci. Allora. Piace. Sì. Hai visto? Questo è il Mac. L'iPhone Mac. È indelebile. È indelebile. Quindi vuol dire che puzzerai sempre. Ma che cazzo sto dicendo? Matti, ma ti sei lavata? Sì. Lama avvelenata. Oh, oh, oh. Ma stai raffreddato? Eh? Stai raffreddato? Sì. Ma scusa, svegli. Allora, signori, io direi che mi sono rotto. Niente, una segnalazione anche a questo gruppo. Vabbè. Infatti, alla fine di testa che è stato importante che lui ha sbagliato senza. Ma se ha sbagliato a. Pure che gli dà fastidio sta cosa? Dovrebbe uscire dal gruppo di Magnana, perché noi scherziamo sempre così, sai? È dall'anno scorso che scherziamo sui schizzi, schizzi. Tanto se hai preso dalla battuta che non hai letto la mia risposta. No, non ho letto, Simocci, perdono. Mi dica qual era. Andiamo a fare la missione degli Atingani, dai. Comunque Simocci, stasera c'è più bella, stasera, e stasera c'è Los Angeles Noir, se, Watson, ho detto nessuno, ah, lol, stasera c'è Los Angeles Noir, Watson. Ah, ottima esibizione, qualche malanno vi sembra vero. Sì, sono raffreddato, mi vuole curare lei, dottore? Buonasera. Stasera Los Angeles Noir. E stasera io farò contento il cesso. Stasera Watson, ho bisogno di lei. Ho visto gente più allegra sul patibolo. Ho fatto veramente schifo a quello che ho mangiato. Che i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Comunque ieri mi sono messo a ridere forte. Sul fatto di Pasquale Pio. Cioè Max Occi mi ha fatto ridere tantissimo ieri. La via del bordo. Pregate Pasquale Pio. Ma Pro Scarso praticamente sarebbe fiero di te. Come se fosse stato maledetto. La maledizione Tingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Non si è vista la scena migliore, però. Ora stavano in chiesa. Lo so, io poi sono andato da Ernst che stava facendo Los Angeles Noir. Raga, fidatevi, io ho una. Cioè, Ernst a guidare fa veramente ridere. Cioè, mi piscio sotto ogni volta. Però, come è bravo. È bravo. Su Los Angeles Noir è bravo a risolvere i casi. Forse c'era Culettino che si è pisciato sotto, ma di brutto. Scusa. Ho detto scusa, tutti incazzi, non lo so. Ah, ma perché mi dà così tanto?
Oh, ma che succede? Ma veramente perché ha ammazzato una persona? Sì. Sì, però qua, cioè, voglio dire, se ne va un po' tra... Tutte le volte che ho uno o due errori. Esatto, sì, ma... Ah, perché io ero troppo impulsivo? Devo pensarci. Non è stato su Twitch. No, c'è cosa quando è stato su Twitch? Non è stato su Twitch, non ho cominciato subito a fare live, Ernst. Mi ha detto Netflix che è entrato, mi ha segnato e se n'è andato. C'è una che la, ce l'ha con me, mi ricordo quella persona che bestemmia. No, non penso. Cioè, vabbè, se, la, se è veramente lui, cioè, ma non penso, dai. È una persona senza vita. Buonasera, banchiere. Lei non ha visto nulla. A soldi agli atingani. Fate strada. Un ghiagni è forte. Ma che devo prendere la PlayStation Camera? Il traditore che vi siamo io e Giampaolo, il mio moderatore. Ma Giampaolo, boh, non lo vedo più. Siete, dopo la PlayStation Camera, è qua praticamente Martin si vedrà la mia faccia. E ti vedrei pure tu. Così facciamo le live insieme. Ah raga, praticamente io cioè a Natale prenderò la PlayStation Camera, no? E vedrete la mia faccia. E molto probabilmente vedrete anche la faccia di questa bellissima signorina che è mia nipote. Vero Martina? Cucci cucci cu, mi dai un bacio allo zio? Oh, affanculo, dammi un bacio. Ci si basta, io ti ho cresciuto. L'hai figo sto boccio. Grazie. Mi hai sporcata. No, è indelebile. Ah sì, quello lo devo. Quello lo devo avvelenare. Ma non ho i tardi. Ah no, ce li ho. Però se vi togliete. Oh, e vi togliete un attimo che devo. Si vedranno i. Si vedranno i cut in tempo reale, vi rendete conto? Sì, si vedranno i ktm. Seguiamo proprio la breve mentre verrà detto. Tipo, ah, fa mocca chi vem. Ah, in questa missione mi fa pisciare sotto. Perché dobbiamo fingere che il forziere delle Attingane è maledetto. Quindi dobbiamo avvelenare ogni guardia. Metalone for president. Grande metalone. No, è metalone. L'ho detto io, grande metalone. Ma tu mi chiami. No, vabbè, facciamo una cosa. Facciamo che metalone mi chiama Sono Panzer e tu mi chiami Zarcocci. Cioè, metalone è un marchio di Deutscher Panzer. No, ho preso la tingana. No, giusto, ciò che dici sette, ma tutti possono essere. Io cambio sempre. Ma è più bello quando mi chiami Zarcocci. Zarco, Zarcone. Vabbè, Zarcone mi chiama anche Scratch. Bella Zarco. Vabbè, bella Zarcone. Il marchio di Simocci è Zarcocci. Metalone Metallico mi chiama Gazzo. Bella Metallico. Che poi voi non sapete, ma grazie a Gazzo Ladro noi abbiamo il nome della community. Cioè Metallici. Perché io non sapevo come chiamarla. Bella Metallico. Zarcocci non ti ho mai chiamato, ok. Ma se mi hai chiamato. Sì, Zarcocci mi ha chiamato nelle live di Max.
I vecchi trucchi sono sempre i migliori. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta. Dove andiamo, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. No, anche da Max ho chiamato Zarcocci. Ah, ma chi è che mi chiamava Zarcocci? Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Sì, gitana. Viene dalla Persia orientale. Ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. Questo termine lo conosco. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta. Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Quanto è saggio il mio mentore, eh? No, niente, dopo io non ce la fa a vedere Embers. Nemmeno io. Simone, nemmeno io. Facciamo che non lo vediamo. Me lo vedo io da solo e piango. Dovreste controllare. Vabbè, piangiamo insieme. Vi siamo riconoscenti, Ezio. E d'ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa. Quando vabbè, ma a Cina non penso di iniziarlo. Se, per caso se è un Assassin's Creed così, sì. Se è un Assassin's Creed strano, no. Scusa, fammi vedere com'è, com'è Assassin's Creed. Allora, Assassin's Creed Cina. Ah, l'ha fatto Joseph the Gamer. È strano, eh. Ciao Jun, Ezio Editore. Ah, ma praticamente Ezio Editore. Vado. Mi lacrimina io. Giosi prima della presente ora di portaci. Eh sì, Giosi diciamo che è più appassionato a Dragon Ball. Dicevo, volendo lo si potrebbe giocare Cina, eh. Ma quindi praticamente Xiao Jun, cioè è quello che si vede in Embers verso la fine. Quindi a giocare prima a Cina e poi vedere Embers. Oppure praticamente Ezio Editore è il mentore di Xiao Jun. È la figlia, è il padre. Ah, avevo questo di collegamento. Embers FC. Sì. Madonna mia. E mo dove andiamo? Ma che palle. Allora a sto punto andiamo qua. Lì ed è morto. Senti, niente. Appena posso mi farò di continuare la carriera. E niente. Perché ora che ho il joystick nuovo posso fare le cose.
Infatti d'ora in poi non mangerò più in live, perché è anche merito di quello. E io lo seguo, io Just the Gamer lo seguo solo per Dragon Ball. Cioè, non per Assing, solo per Dragon Ball. È il mio guru di Dragon Ball, Joseph the Gamer. Guardate, raga, allora, la cosa, l'unica cosa che mi ha fatto girare il cazzo di Cina è che mi piacciono il treno italiano e poi inglese il gioco. Giustamente. Vabbè, al massimo poi vediamo, mi vedo riassunto. Galata, Covo, Moschea di Galata. No, non penso, Panzer. Comunque, appena avrò anch'io dei soldi, farò anch'io dei spacchettamenti su Dragon Ball. Cioè, preferisco più shoppare su Dragon Ball che non su FIFA, alla fine. Mi ho scolato di togliere. Andiamo a fare la missione. Che mi devo comprare il DLC dove sta Majub. Io voglio il DLC dove sta Majub. Non lo so nemmeno io, Simo. Del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi, mentore. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai tempi. Di Assassin's Creed, lo so. Cioè, non capisco perché l'abbiano fatto. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Vabbè, ho capito. Vediamo come se la cavano gli scimmioni di questa foglia. Continuate così, fratello. Siete pazzo, ma in senso buono. Adesso impareranno a rispettarci. Apprezziamo le vostre buone azioni, amico. Grazie. Scappare!
isolato, non mi fate male. Dici di stamattina. Sta lontano da me. Aiuto. Madre, accidenti. Devo andare via subito. Ho il momento sbagliato. Santo cielo, fuggite. Maledizione, perché tutte a me? Un altro mercenario. Sta lontano da me. Aiuto. Non sono per sfamare la mia famiglia. Accidenti, non riesco a stare lontano dai guai. Vi sosterremo sempre. Aiuto! Un assassino! Chiamate le guardie! Muori! È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Rip Eronis. Sì, diciamo a lei. Sì, scusami. Oh tesoro, dacci soldi, dacci soldi, dacci soldi. Bravo. Aspetta. La cosa buona di Revelations è che quando devi pagare i banditori paghi 100 capì? Si invitano gli abitanti a fare attenzione nel rimuovere mattoni e marmi dalle strutture danneggiate dal terremoto. Gli incidenti fra gli sciacalli e persino fra i lavoratori autorizzati continuano ad aumentare con grande preoccupazione della sublime porta. 100 capì? Nuovo conio? No, è che non so come si chiama. 100 Facciamo 100 acce. 100 acce. Grazie Simoci. Non sapevo la moneta turca. E mo sto cascipo il cazzo mio. E vi schedo io da do. E da qua. Figlio di Indrocchia! Soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Mettalo in da scena, va bene, Panzer. Buona cena, buona pizza. E nel caso ci becchiamo stasera con Los Angeles Noir. L'orco va bene, Panze, grazie per il lurco. Il vostro credo mi è necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia di un uomo lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, può giovare al mondo. La pace sia con te. All'assassino! Claudia. Sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla.
Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana... Sì, Seth, ci sono le Atingane, quindi Ezio può schizzare con le Atingane. O con Sofia Sartor. C'è un'altra missione per il libro, ma quella la terrò per dopo. E adesso pure io devo cenare. Buona continuazione, fallo schizzare Ezio, che se lo merita. Lol lul. Ciao 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 Setta, mi raccomando, buona fortuna per la gara, mi raccomando, fate uno shout a Setta. Passate da 7 a 12. Dobbiamo farlo arrivare a 200 follower, perché se lo merita, Cribbio. Quindi è nel caso Creepy il lupo. Vai Setta, spack tutto coso. Distruggi, te la da mangiare, si aha! Ma qua siamo nel territorio nemico, Yusuf. Grazie, vai, buona fortuna, sei. Buona fortuna veramente tanto. Qua siamo all'ippodromo. Però Yusuf, se aspetti... Frammenti metallici, sono i miei frammenti, ragazzi, frammenti del metallico. Uè, io qua come cazzo mi dovrà impiccare, ma... Aspetta, mi muto. No, ehi, Simocci, ma mi sa che forse qua è quella missione. Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì. Stare qua su, quell'uomo.
comandanti che operano lì con lui, il principe Selim non accenna a fermare la sua veloce e suicida missione dei menestrelli, Lul, la missione più epica di tutto il gioco, Kek. Esatto, Simocci, esatto. Comunque sì, mi sono mutato perché stanno gridando in cucina, quindi... By the way... Intanto vi leggo. Andare a fare una cosuccia, ci becchiamo dopo nel caso, ma ci metti tantissimo o ci metti pochissimo? Cioè dipende da quanto ci metti. Non hai ragione. 38 minuti, la madonna, e cosa devi fare? Lo vedi dopo, tanto fra poco dobbiamo pure staccare. 20 minuti al massimo stacchiamo, dai, zi. E così poi te lo vedi, ti vedi la serie, fino alle 11:30. Appunto, tanto stacchiamo fra poco, voglio dire. Ah, è vero, cazzo, mi devo far dimenticare. Me lo dimenticavo. Appunto. Cioè, fra 20 minuti finiamo. E tua sorella. Madonna, sto occhio di merda che mi è entrato qualcosa, non so cosa. Finiamo sta missione e stacco. Lo prometto. Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirà. 1, 2, 3, 4. Che vale za with no 5, 6, 7 and 10 and I love you. Giustizia, giustizia, possa il tuo nome avanti. Ma che palle, è vero. Oh, mi scordo sempre che non mi devo far vedere. Ah. Vabbè, a sto punto c'è una cosa. Ma questo è morto. Oh. Tappo. Ti vedo con la fan. Mamma mia, oh. Ecco, io ci avrei un'idea. Dico. Avvelenare le guardie.
eccolo Zufi. Ciao Zufi, stiamo facendo la missione dei menestrelli. Quella del palazzo Top Capi. Hai capito? No! Madonna, perché non mi tolgo la lama? Vabbè, vaffanculo. Mi sono scordato di togliere la lama, vabbè, va. Ma oh, che palle. È che avevo messo la cosa per... Ehi, tua sorella, va. Tonks. Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei mi hanno accolto bene nel gruppo di Telegram, hai visto? Tu indica i bersagli. Sono gente, persone per bene, sono felice. Ma sono felice io di accoglierti nel mio, nella mia community. Aspetta che ti do anche io il benvenuto, aspetta. Buonvenuto. Buonvenuto. Sì, non c'ho lo sticker di... Che bella sta cosa, raga. Sono il mio acerrimo nemico. Ma questi Assassin's Creed 2 rompevano il prepuzio a motore. La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Cavo per Forlì. Sembra un gatto strangolato. Lei disse che erano solo affari. Ma di questi affari che roba è? Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende. Ma il greco non lo conosco, il turco è tal che tutto soffende. Va bene, entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Che poi ha citato, quando ha parlato di Forlì, ha citato Caterina Sforza. Sicuramente è quello. Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno. Così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Ma che bello che cita le persone tipo dice, parla della sua vita. Parla della sua vita, hai visto? Cosa ha detto di Caterina di Cesare? Com'è lì pronta a comprare Edwin? Per giudicare una donna osserva chi attorno a lei c'è. Senti, spero Assassin's Creed 3. Spero tantissimo Assassin's Creed 3. Bisogna vedere chi ce l'ha. Perché se ce l'ha qualcuno me lo può prestare. È Stonks. Questa sì che è una festa. Sulimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti.
Mi ha detto di essere un... Te lo vorrei prestare io. Come fai, Yuzufi? Suo zio, il principe Ahmed. Il figlio prediletto. Ciao Balam, buonasera. Fate uno shout a Balam per piacere. Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Io abito in provincia di Bari, è quello il problema. Grazie di essere qui. Canterò in lode ai bambini, sussurrerò in lode. Diciamo che sto in via di guarigione. Cristiano si incollerì non poco. Molto bravo, quando grazie. Mandai a monte il suo piano. Buona serata. Mi auguro vi stiate divertendo. Che Rodrigo fosse papa, era un uomo pieno di vizi. Poi salito al soglio pontificio, dei suoi vizi ha alzato i prezzi. Si dannava, suonate perché sazia mai era davanti. Eppur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. Dovremo parlare presto. Sì. Assassino, assassino! Sgombrate la corte! Principe Solimano, riparatevi! Inseguiteli! Ezio! L'avevo preso, dai. Ma che palle. L'avevo preso. Beh, vabbù, eh. Andasse a fare in culo, andasse. È un sollievo rivedervi, mio caro pestrello. Cioè, tu devi fare qualcosa. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito. Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barletti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barletti è il capitano del corpo dei Giannini. La guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero. Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Appena mi sarò tolto questi stracci. No, chi c'è più stato? Bene, venite da me appena pronto.
Va bene, dai, chiudiamo, va. Mi dispiace che l'ho portato per così poco. Vabbè, signori. Signori, mi dispiace chiudere per così poco. Per aver portato così poco a Assassin's Creed, però vi prometto che la prossima volta lo portiamo di più. Quindi, ora vediamo chi possiamo raidare. Vediamo, signori. Sì, direi che possiamo andare da lei. Sì, andiamo, va. Perché... mi raccomando, questa è un'altra ragazza simpatica di Bari che ho conosciuto, quindi sta iniziando la live su Rainbow Six. E niente, signori, noi ci vediamo stasera con Los Angeles Noir, domani Kingdom Hearts 2, molto probabilmente la sera Before the Storm. Aspetta, mercoledì, giovedì. Ah, giovedì Assassin's Creed Brother. Brave, la notte. Giovedì Assassin's Creed Revelation. E la sera nuovamente le nuove. Quindi, ciao belli. Mua.